Gentilissimo dottor Salatto, sono lieta di comunicarle che il Consiglio Direttivo del Club per l'UNESCO di Foggia ha deliberato in data 2 febbraio 2017 di insignirla della qualifica di socio onorario del Club, prevista da statuto per coloro i quali si sono distinti in particolari meriti e servizi resi alla comunità. Sono certa che il suo contributo professionale ed umano sarà prezioso per la vita del club, che è giornalmente impegnato nella divulgazione dei principi fondamentali UNESCO, quali la cultura, l'educazione, la scienza, i diritti umani e lo scambio interculturale tra i popoli per il raggiungimento della pace. Dottore, il Club UNESCO le dà un riconoscimento proprio per il suo impegno accanto alla cultura che ha avuto in tutti questi anni per la città di Foggia. Mi devo ripetere, l'UNESCO l'ha chiesto e noi ci siamo messi a disposizione sia come gruppo sia come amici. Poi mi pare che l'UNESCO abbia molto, già fatto molto per la città, così come altre associazioni molto importanti, e speriamo che si continui e che anche queste associazioni e noi imprenditori, professionisti continuiamo in quest'opera di collaborazione. Si spera anche che queste cose si programmino meglio, in modo tale che ci sia un progetto completo, un po' diciamo un progetto complessivo sul nostro territorio più ampio, e questo agevolerà l'impegno dell'impresa, di chi vuole aiutare. In passato lei è stato proprio al centro dell'attenzione perché ha portato grandi nomi del mondo culturale, musicale, proprio a Foggia, è anche per questo che lui è una scuola premio? Spero di sì, ma insomma il passato è passato. Spero di poter tornare utile ancora con delle idee, ma è meglio che ci chiedano collaborazione, perché invadere il campo degli altri non è mai cosa buona. E non tutti comprendono che la cultura è un'altra grande infrastruttura, anche se non materiale. Ne parliamo sempre di edifici, di muri, va di moda adesso i muri in America, tutte. Invece la cultura è una grande infrastruttura che tra l'altro è utile per la coesione sociale. La coesione sociale è la base del vivere comune. Se continuiamo a parlare sempre di partiti, partitini, strade bucate e il resto, non parliamo mai di cultura, tradiamo i nostri progenitori, il nostro passato, e tradendo il passato non abbiamo futuro. Dottore, c'era un ministro che diceva con la cultura non si mangia. Un ministro ignorante. Benvenuto. Grazie.